E sia il destino oppure no, negli stessi giorni i protagonisti delle voci di mercato sono due che hanno qualcosa in comune. Perché uno è l'attuale jungle dei Fnatic, o almeno forse lo sarà fino a novembre, Wipo, dall'altra è la persona a cui lo stesso Wipo ha fregato il posto qualche anno fa nella corsia superiore dei Fnatic, ovvero Soaz. Io, come sempre, sono Francesco Deugemo Lombardo, il vostro esports reporter preferito, e oggi parliamo del futuro ormai lontano. Lontanissimo di Wipo dai Fnatic. Se fino a questo momento abbiamo parlato principalmente dei G2 Esports e dei rumor intorno al loro roster, con l'uscita dal mondiale anche i Fnatic entrano di prepotenza, ovviamente tra i rumor più presenti in questa fase di rumoreggiamenti particolari riguardo la prossima stagione, e lì sì e non solo. E lo fanno con i loro jungler Wipo, secondo voci più affidabili, quelle solitamente che arrivano, ovvero quelle di LecVolu, Juste Armado su Esports Maniacos, ma non si è ancora espresso Pablo Suarez su Dot Esports, attendiamo anche lui. Apparentemente il futuro di Wipo sarebbe proprio ormai lontano da una possibile riconciliazione con il team. Ma perché parlare di riconciliazione? Che cosa è successo esattamente? Ora ci arriviamo con calma, come sempre. Wipo in realtà è sempre stato un giocatore abbastanza focoso, in termini positivi però, nel senso un personaggio comunque estroverso, un personaggio proprio e basta, diremmo forse, anche una sorta di uomo immagine per la stessa squadra, da cui i Fnatic come org comunque fanno fatica, almeno per la sezione di League of Legends ovviamente fanno fatica a discostarsene. Legato per questo motivo a doppio filo con il brand Fnatic, essendo comunque uno dei superstiti dell'ultimo split dell'organizzazione nel 2018, di quella finale mondiale disputata nello stesso anno contro gli Virtus Gaming. È vero che tra i superstiti c'era anche Illisang, ma voi avete mai visto il support dei Fnatic memato o intervistato con parole fuori posto, a parte il Intisang che ogni tanto sbuca al posto di Illisang, o essere osannato dai tifosi come il loro salvatore? No, mai. E allora perché bisognerebbe, o meglio, ci si dovrebbe privare di Wipo, di una persona così importante anche per il brand Fnatic? Il rapporto di fiducia tra Fnatic e Wipo si è incrinato sempre di più. Tutto probabilmente è iniziato un anno fa, dopo quella partita persa contro i Top Esports, team cinese, contro cui in realtà erano andati avanti addirittura 2-0 nella serie nei quarti di finale del mondiale. Da quel momento in poi ci furono sempre più screzi interni, un po' l'addio di Nemesis, che era stato avvisato dalla squadra prima dell'inizio dei mondiali che non gli avrebbero rinnovato il contratto, dall'altro il passaggio improvviso di Reckless a G2 Esports, la necessità di ricostruire quasi un team da zero con solamente Wipo e Illisang, e inizialmente ovviamente anche Selfmade rimasti, poi un nuovo coaching staff, l'arrivo di Yamato Cannon, fresco di LCK, le enormi difficoltà però maturate e incontrate nello Spring Split. A quel punto quindi poi la decisione di privarsi anche di Selfmade, accusato di tantissime cose, anche lo stesso Wipo comunque non le ha mandate a dire, ha raccontato alcune dinamiche interne, accusando soprattutto Selfmade e non solo. Anche Reckless ne ha ricevute un paio. Ora, eliminato finalmente Selfmade, sembravano non esserci più scuse e l'obiettivo era ovviamente tornare a fare finalmente bene. Se ricordate, già nello Spring Split, tra l'altro, si era diffusa la voce che né Illisang né Wipo avevano in quel momento accettato di rinnovare il contratto, rimandando anzi più in là la decisione. Come però avete visto, qualche settimana fa, prima dell'inizio dei mondiali, Illisang ha invece ufficialmente già rinnovato il proprio contratto, la propria collaborazione con l'organizzazione, mentre nulla si è invece più saputo su Wipo. Quanto pare non è bastato uno split pazzesco, cambiando tra l'altro ruolo per i Fnatic, in cui hanno addirittura raggiunto la finale dell'LEC, a quanto pare no. E questa volta essere arrabbiato però non è solo Wipo, ma anche i Fnatic stessi. L'uscita pubblica avuta dal jungler del team, arrivata su Twitter dopo l'eliminazione del mondiale, è diciamo qualcosa che un org non può forse sostanzialmente perdonare. Un lungo flusso di coscienza, il suo tweet longer, con cui in realtà Wipo ha raccontato sostanzialmente di aver avuto problemi con la propria dolce metà, e per carità, ci mancherebbe, che se lui ha giocato nella seconda week è merito esclusivo di lei.
non solo lui, ma l'intero team, se l'intero team ha giocato bene, lui ammette, in realtà è merito di tutti, di lei. E di lei che gli ha fatto capire anche da lontano cosa fosse importante. Insomma, appunto, se i Fanati nella seconda settimana hanno avuto una chance battendo gli RNG, il merito per l'intero team era della ragazza di Bwipo. Non una menzione al coaching staff, non una menzione reale ai nomi dei propri compagni di squadra, solo la ragazza di Bwipo. Chiaramente una presa di posizione un po' egoistica, egocentrica anche, che non ha fatto bene né a lui né all'intero team, ma soprattutto al team. I dissapori per Bwipo, tra l'altro, sono iniziati quando la società probabilmente ha anche deciso di permettere ad Upset, come tutti sappiamo, di tornare a casa per sistemare alcuni problemi personali. Problemi di cui ovviamente non voglio parlare per rispetto della sua privacy, come lui stesso ha chiesto d'altronde. Di fatto però la decisione è stata ritenuta ingiusta da Bwipo, che sulle prime ha effettivamente dato di matto, ha fatto anche un po' di spettacolo su Twitter, poi però si è scusato ed è forse andato oltre ogni però possibile limite che possa consentirgli adesso di ricucire qualcosa e di rimanere pertanto in squadra. Perché la fiducia è reciproca, ricordatevelo, è l'aspetto più importante all'interno di un team. E allora che cosa succede ora? Bwipo è di fatto sul mercato e a partire da metà novembre lo sarà come free agent, senza che Fnatic possano praticamente monetizzarne l'uscita. Le possibilità? Beh, in realtà sono veramente tante. Rimane un giocatore enorme, comunque, che ha anche dimostrato di saper passare abbastanza tranquillamente e serenamente da un ruolo a un altro, in particolare tra due ruoli così diversi come sono la top lane e com'è la giungla, senza nemmeno troppe difficoltà, garantendo tra l'altro una conoscenza approfondita del gioco, delle champion pool. Veramente un ottimo giocatore che tu puoi andare a mettere ovunque. E ricordatevi anche che lui giocò come AD carry per sostituire Reckless qualche split fa. Non sono prima di tutto da escludere i Misfits, che potrebbero decidere di sostituire sia Irith, quanto pare in partenza, nonostante le ottime prestazioni del Summer Split, o Rezork, il jungler, in base ovviamente alle necessità a chi mancherà nei Misfits, così come vanno contenuti sicuramente in considerazione i Vitality. È vero che li ritroverebbe Selfmade, con cui non si era forse lasciato benissimo, ma potrebbe anche ritrovare Reckless, visto che gli stessi Vitality, per quanto detto da Pablo, su Arez si siano dimostrati interessati proprio al bot laner dei G2 Esports, dallo stesso Carlos, che lo stesso Carlos ha annunciato è sostanzialmente sul mercato di lui. Se poi consideriamo che i Vitality non sono rimasti soddisfatti di nessuno dei loro due top laner, quindi né SLT né Sigenda, ecco che Bwipo potrebbe essere quella pedina importante per tornare a essere veramente competitivi e cercare di raggiungere ottimi risultati. Potrebbe essere una buona soluzione. E non dimentichiamo mai il Nord America, che comunque può offrire sul piatto, no, la parte competitiva ovviamente, ma anche se qualche squadra ovviamente può, ma sicuramente tanti, tantissimi soldi. Dipenderà qui in queste cose da Bwipo capire se pensa di essere arrivato e di non poter andare in un team competitivo in Europa, allora a quel punto potrebbe accettare la corte di un team nordamericano e preoccuparsi di farsi una pensione piuttosto che di tornare ai Worlds, per così dire. Anche perché i team nordamericani, diciamolo, per un talento, non solo per un talento, ma soprattutto per un uomo immagine come Bwipo, farebbe probabilmente carte false per poterlo avere con loro sulla landa. E a proposito di Razork, diverse voci lo vorrebbero addirittura pronto a prendere il posto proprio di Bwipo ai Fnatic. Il giocatore non vorrebbe rinnovare con i Misfits, ma preferirebbe in questo momento trovare una nuova sistemazione, anche che arriva tra l'altro dopo una splendida stagione nel 2021. Ha avuto uno split così buono, è probabilmente forse il momento migliore per poter ambire a qualcosa di più. E fatemelo dire, se così fosse, per i Fnatic, per me, secondo me, sarebbe un affare enorme. Considerate che sistemi la giungla per i prossimi 2-3 anni almeno, sulla top lane stai a posto perché hai già Adam che è giovanissimo, Illisang ti ha rinnovato fino al 2023, Upset è già pronto e se ci dovessero essere problemi, cavolo, hai Bin che ti ha overperformato ai Worlds e puoi tranquillamente tenertelo, basta farlo giocare qualche game, qualche split in più, almeno nello spring split, ma poi ti arriva un giocatore già pronto e perfetto. Forse ci sarebbe da cambiare Niski, non lo so, perché comunque c'è da solo un anno,
diciamo che se non ci sono occasioni particolari sul mercato, io lo terrei almeno un altro anno e poi punterei magari su un mid laner giovane da far crescere anche come sub per il prossimo summer o direttamente per il 2023. Certo, il vero colpo sarebbe ad esempio prendere l'intero duo mid jungle Razor, Veteo dei Misfits, ma la vedo veramente difficile se non impossibile. Accontentiamoci di uno intanto, poi si vedrà. Notizia invece, questa volta certa, come avevo anticipato di qualche giorno fa, è invece il ritorno di Soaz. Dopo un anno da coach degli LDLC nella LFL francese, la IRL, quindi la Lega, il campionato nazionale francese, l'ex top laner leggenda di Fnatic di Oregon ha annunciato di voler tornare a competere come giocatore, postando su Twitter sostanzialmente il suo looking for team. Ora, lo rivedremo in LEC? È un po' complicato, è difficile perché comunque ormai c'è una concorrenza veramente enorme. Difficilmente c'è un sì, penso ci possa essere un team disposto a offrirgli un posto, a parte gli Astralis forse che lo offrono praticamente a tutti, però un giocatore fermo da un anno, comunque della vecchia scuola, che non è detto che si sia adattato a tutti i possibili cambiamenti che ci sono stati su League of Legends, che non si sia evoluto così come si è evoluto il game. E anche nelle varie IRL sarebbe complicato perché comunque per quello che può darti, forse verrebbe a costarti anche un po' troppo. Cioè, voglio dire, mettetevi nella mente delle organizzazioni, sia IRL che LEC, ma perché prendere una persona di questo tipo quando puoi prendere a un decimo o forse anche a un centesimo del costo un giovane talento su cui investire e che se ti va bene potresti anche rivendere uno split un anno dopo a 10, 20, 30 volte tanto quanto tu lo hai pagato, quanto tu ci hai investito sopra. Ogni riferimento ad Adam, ovviamente, è puramente casuale. Come sempre, io sono Francesco del Giorno Lombardo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo sui social, iscrivetevi sul canale per rimanere aggiornati, anche perché mi manca pochissimo ai 3.000 iscritti e sarebbe veramente un traguardo veramente importante e una soddisfazione, lo devo dire, lo devo ammettere, una vera soddisfazione. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se pensate che questi cambiamenti siano quelli giusti che possono servire sia ai Fnatic, ma eventualmente anche ai Vitality o ai Misfits, insomma, per riorganizzare al meglio le proprie squadre e puntare a qualcosa di più per il futuro. Alla prossima e buoni sports a tutti. Ciao!